iniziamo a modellare e coprire le nostre sopracciglia. Questo composto l'ho creato semplicemente mischiando acqua e farina in parti uguali. Prendiamo delle strisce di cotone e le andiamo ad appoggiare sopra. Adesso vado a ricoprire il cotone con il composto di acqua e farina. Dopo aver coperto le sopracciglia con la stessa tecnica, vado a riempire le borse. Potete macchiare anche tutta la faccia, non fa niente, anzi, meglio. E sempre con il cotone, mi raccomando, mettetelo molto sottile perché l'ho messo grosso e ho avuto difficoltà. Andate a riempire la zona, questa zona qua, per ricreare le borse. E riandateci a mettere sopra un altro po' di questo composto. Vado ad asciugare e ripetete. Una volta aver modellato gli occhi come ho fatto io, potete cominciare a impiastricciare e spalmare tutto questo su tutta la vostra faccia, cercando di ricreare un aspetto raggrinzito e tutto rugoso. Fate asciugare tutto molto bene e magari aiutatevi con un phon. Con un cerone bianco e una spugnetta inumidita in acqua vado a ricreare questa base bianca su tutto il viso e collo, e con la matita grigia vado a creare le prime zone di ombra, quindi tutte le zone dove voglio che ci sia profondità, soprattutto sugli occhi, per evidenziare le palpebre, le borse, le rughe, e con un ombretto grigio da questa palette, con un pennello piatto a lingua di gatto, vado a dare colore ancora più intenso e a sfumare tutte le linee che ho creato precedentemente. Adesso con una matita nera vado a dare più profondità alle linee di espressione precedenti ed aggiungere qualche altra increspatura a quella, soprattutto su fronte, zigomi e labbra, e con un ombretto grigio scuro oppure nero vado ad evidenziarli, e poi con uno bianco ad aggiungere sempre sparso qualche punto luce, andandolo ad illuminare maggiormente con un pennello piatto e il cerone bianco. Con un pettine vado a cotonare i capelli per poter creare un appoggio voluminoso per applicare le mie extension. Ho usato in questo video delle extension ovviamente sintetiche, due fasce di extension applicate solamente davanti per dare appunto l'effetto che ha Samara Morgan nel film The Ring. Le vado a sistemare molto 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 davanti, devo dire, proprio per ricreare lo stesso effetto. E voilà, il trucco è terminato! Se questo video vi è piaciuto mettete un pollice in su, e se non siete ancora iscritti iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi video, e seguitemi anche sulla pagina Facebook e su Instagram. Ciao a tutti e un bacione! Muah!